Sono Ottavia Piccolo, sono in giro a fare teatro, tanto per cambiare. Sono in giro con uno spettacolo che si chiama Cosa Nostra spiegata ai bambini, scritto da Stefano Massini con la regia di Sandra Mangini e l'orchestra multietnica di Arezzo. In scena con me sei musicisti, insieme al direttore e a quello che ha scritto le musiche, Enrico Fink. È la storia di Elda Pucci. Elda Pucci, una donna retta e saggia, che è diventata sindaco di Palermo negli anni Ottanta, esattamente nel 1983, ma che, siccome era una persona retta, non l'hanno fatta lavorare, ha fatto il sindaco per meno di un anno, poco meno di un anno. Perché raccontiamo questa storia? Beh, intanto perché ci piace raccontare le storie e perché pensiamo che ci siano delle storie che sono completamente dimenticate, come in questo caso, e quindi vogliamo far conoscere questa storia. Io mi diverto sempre a fare questo mestiere, ormai lo faccio da 62 anni e non credo vi libererete di me molto presto, almeno fino a che ho memoria e so quello che devo dire, continuerò a fare teatro. Quindi basta, tutto qui. E Ottavia, senti, a parte il tuo spettacolo che naturalmente seguiamo con molto piacere, anche abbiamo visto la tournée dove ti porta, eccetera, dove ti ha anche già portato, e volevamo capire, no? Per esempio, come vedi la ripresa dopo questi due anni, tre, insomma due anni e mezzo un po' così strani con la pandemia, come vedi la ripresa adesso? Allora, io credo che ci sia molta voglia da parte del pubblico di tornare a teatro. Sia la fine dell'anno scorso che quest'anno ho visto teatri pieni, gente che ha voglia di nuovo di partecipare. Quindi questo penso che sia un bene. Non sta succedendo la stessa cosa col cinema, ma lì entrano in gioco altri discorsi, insomma le piattaforme hanno tolto pubblico alle sale, cosa gravissima perché per me il cinema va visto in sala, ma mentre il cinema lo puoi vedere anche a casa tua, il teatro no, e questo è un bene. Mi sembra che ci sia intorno al teatro un grande fermento. Tante cose nuove, tanti gruppi nuovi, voglia di fare. Poi secondo me il teatro sono tante cose, c'è il teatro fatto da soli come nel caso mio in questo ultimo periodo, ma ci sono gruppi, c'è gente giovane che fa un teatro diverso, che fa un teatro anche di teatro danza, insomma il teatro è un grande contenitore. La cosa importante è che il pubblico abbia voglia di venire, ovviamente, e che abbia voglia di condividere, però mi sembra che le cose stiano messe bene. Per quanto riguarda poi le istituzioni, se veramente si occupano di teatro, questo ho qualche dubbio. Il nuovo governo non ha mai usato la parola cultura, teatro meno che meno, musica manco per niente, quindi speriamo bene, insomma, al di là delle scelte politiche, io penso che il nostro paese sia la culla del teatro, quindi facciamo qualcosa. Quindi noi possiamo solo ripetere: viva il teatro e viva la cultura. Viva il teatro, viva la cultura e viva la gente di teatro, ma viva anche il pubblico, perché il teatro non si fa senza il pubblico. Certo. La cosa importante è che il teatro succede in quel momento lì, mentre lo stai facendo, e se non c'è il pubblico non succede. Quindi gli attori del teatro non sono solo quelli che fanno il teatro, è anche il pubblico, è un attore altrettanto importante, se non più importante di noi che stiamo sopra. Quindi speriamo bene. Grazie Ottavia, prego. Grazie, a presto.